Buongiorno, estamos en la Casa de las Mujeres, la Casa Internacional de las Mujeres, en el Trastevere de Roma. Estamos con las dirigentes de esta casa, Irene y Angela, que llevan muchos años trabajando por las mujeres y en el movimiento feminista. Vamos a hacer un pequeño reportaje sobre su historia, su trabajo, sus victorias y todavía la serie de reivindicaciones que tienen por alcanzar. Estamos hablando de que el movimiento feminista en España y el movimiento feminista en Italia son muy semejantes, que están muy divididos, que tienen diversos objetivos en los que trabajan muchas mujeres, pero que todavía la participación política como feministas o como partido feminista no se ha concretado. Dentro de nada hablaremos con una de las dirigentes que ha pretendido llevar adelante el proyecto de un partido feminista italiano. Y tenemos que hablar todavía de las cuestiones que están pendientes por alcanzar y, por supuesto, de los objetivos que se van a concretar en este año 2020. Estamos en la Casa de Ledone, en el Salón de Actos, que como veis es espléndido y que sería precioso poder hacer aquí el tercer congreso del Partido Feminista de España. Tenemos el congreso para el 28, 29 de febrero a 1 de marzo, 3 días en Madrid. ¿Este año? Sí. No, 2 meses. Sí, sí, os espero. Respecto. Sí, cierto. Y tenemos aquí a las que han trabajado, han luchado y han dirigido esta casa durante muchos años. Aquí tenemos Irene, que representa la Casa Internacional de la vieja Federación de Asociaciones que han constituido el proyecto y ha querido la casa. Tenemos a Francesca, que ha dirigido la casa durante bastantes años. Sì. E prima di me era Costanza Fanelli, che è stata presidente a lungo per 6 anni e anche lei ha curato questi passaggi di rapporto con l'amministrazione e con la città soprattutto e con il movimento femminista. E tenemos a Maura, che sta ora dirigendo la casa e che nos va a contar qué proyectos tiene, qué cosas están haciendo, qué objetivos persiguen. Allora, la casa ha un patrimonio enorme, che è il patrimonio della storia delle donne. Noi abbiamo un archivio, abbiamo un lavoro enorme che facciamo nelle scuole sui diritti delle donne, la cultura delle donne. Quindi questo patrimonio va difeso, valorizzato, ampliato. E poi ci sono tutte le associazioni che lavorano in questa casa, ognuno ha una sua attività molto legata alla violenza, ma anche rispetto alla tutela giuridica dei diritti delle donne. E questa casa, come obiettivo che ci siamo dati, deve essere la casa di tutte. Il nostro titolo è La casa siamo tutte, cioè di essere molto più aperta e quindi fare dei laboratori sui femminismi, sul lavoro, sull'ambiente, perché sia sempre di più un luogo simbolico del femminismo, ma anche un luogo politico, perché oggi nella politica italiana servono le parole politiche delle donne femministe. E cuéntame qual è la storia di questa casa. La storia Francesca e Irene. Storia, movimento femminista per guadagnare le leggi che mancavano in questo paese, la lotta delle donne dopo aver guadagnato il diritto di voto, guadagnare i diritti delle donne, quindi il diritto di famiglia, il diritto all'aborto, il diritto al divorzio e una legge contro la violenza e lo stupro riconosciuto come violenza contro la persona. Abbiamo impiegato 50 anni perché venisse approvata questa legge, che è stata approvata solo nel 1996.
In particolare questo posto, siccome chiedeva forse anche la storia del luogo, nel 1976 il movimento femminista occupa una sede abbandonata in via del Governo Vecchio, ma dopo qualche anno questa sede, anche se è molto vivace, molto vissuta, si rivela non più sostenibile per motivi strutturali e anche perché sono gli anni del terrorismo, quindi c'è un problema anche di sicurezza, di vedere chi entra e chi esce. D'accordo con il Comune di Roma, le donne si trasferiscono in questo posto, che è un vecchio convento del Seicento. Prima era un luogo di accoglienza delle donne in qualche modo disagiate e poi era diventato convento, appunto, e d'accordo con il Comune le donne occupano questo convento, lo occupano per 15 anni perché nel frattempo c'è un contenzioso anche con il Vaticano che aveva interesse a reperirlo. La giunta comunale, e questo è molto interessante perché è la prima volta che accade a Roma, decide di assegnare questo luogo alle donne della città, intendendo così in qualche modo risarcire e cambiare di segno a questo posto che era stato un posto di violenza, di oppressione, di disciplinamento delle donne, e appunto i funzionari comunali e lo stesso sindaco si rendono conto che questa è una vergogna di cui la città deve poi rendere conto. E quindi l'intenzione della delibera capitolina di assegnare questo posto per la cittadinanza femminile è un po' l'inizio di una nuova realtà del movimento stesso, che diventa istituzione. E quindi in qualche modo vive la contraddizione, perché è ancora movimento ma è anche istituzione cittadina. E quindi questa è una forma di soggetto inedita che noi stiamo sperimentando con tutte le contraddizioni del caso. Al momento noi abbiamo invece un rapporto meno cordiale, diciamo, con l'amministrazione, perché abbiamo problemi che non riusciamo a sostenere l'affitto che loro ci chiedono. E questa giunta non vuole riconoscere il valore anche economico delle cose, certo, di cui diceva prima Maura, dei servizi, del lavoro culturale, del lavoro sociale, del lavoro politico. E quindi siamo in questa fase in cui noi abbiamo fatto una proposta al Comune e il Comune non ci risponde. Ormai da più di un anno che abbiamo presentato questa proposta, e quindi sollecitiamo una presa di posizione del Comune su questo, e comunque vinceremo. Lo che nos sorprende e al mismo tempo pues, bueno, nos inspira es que hayan podido ustedes cambiar una situación ilegal de la ocupación a un acuerdo, no sé cómo, pero legal, con la municipalidad, sí, con el ayuntamiento. Porque en España el movimiento ocupa, es muy importante, sobre todo en las grandes ciudades, especialmente en Barcelona, pero ha acabado siempre de una manera violenta, porque después de un tiempo de ocupación, las autoridades, el ayuntamiento, el Ministerio del Interior, la comunidad donde están, los han desalojado. Y los han desalojado violentamente. ¿Ustedes pagan dinero al ayuntamiento? ¿Cuánto? Noi paghiamo molto perché sì, nell'anno dobbiamo pagare più di 100.000 euro e non c'è. 100.000. Quindi paghiamo circa 8-9.000 euro al mese. 9.000 euros al mese? Sì. È bastante dinero. È molto, infatti non ce l'abbiamo. E tutte le associazioni. Non riusciamo adesso a pagare tutto. Paghiamo solo una parte. Questo è il problema attuale con l'ayuntamento di Virginia Raggi. Già,
L'obiettivo, come diceva Francesca, siccome la casa, ma come anche altri luoghi occupati, svolge servizi di pubblica utilità, l'obiettivo è di dire di avere un comodato gratuito. Comodato gratuito perché riconosce il valore sociale di questi servizi. Questo è l'obiettivo. E nel Reino Unito lo había, por lo menos, no sé ahora, pero lo había. Este acuerdo. En España me parece que no ha habido ninguno. ¿Y cuántas asociaciones participan? Una cuarantina. 30 più 10. 30. Una cuarentena. 40. ¿Y cuánto paga cada una? Diferentes. Diferentes. Ya. Y luego hay que mantenerla. Sí, exacto. Infatti, ¿aquí trabaja alguna con salario? Sí. Tutte le donne che lavorano nella casa sono tutte assunte con contratto regolare, con contributi. Seguridad social, e volontarias gratuitas, no? Sì, ci sono, certo, anche però per le cose più di contorno, per le serate, per l'accoglienza. Claro. Adesso abbiamo attivato anche uno sportello sociale a cui partecipano a titolo volontario professioniste, assistenti sociali, avvocate, medici. E che servizi presta? A che temi tratáis? Lo sportello o tutti? La casa ci sono vari servizi sulla salute, ginecologhe e dottoresse, avvocate, psicologhe, orientamento al lavoro, attività culturale soprattutto della biblioteca e dell'associazione Archivia, che è quella che più ha lavorato sulla memoria del femminismo. Certo. Percorsi sulla violenza. Ci sono servizi sui bambini. Molte associazioni lavorano proprio specificamente di contrasto alla violenza, sia alla tratta che alla violenza diffusa. Scrivono, donne che scrivono, tre diverse testate hanno la sede nella casa, una molto antica, Noi Donne, sono giornali online anche. E tutte e tre oggi sono online, diverse testate. Son pubblicaciones, con giornalisti. Sì. Hace mucho tiempo che pubblicáis alguna rivista o sì? Sì, dal 1940. Noi Donne è nata con la Repubblica, è la prima rivista delle donne appena nata la Repubblica, 1945. Anzi nasce come gruppi di difesa della donna che partecipano alla resistenza. E tenete un archivio, una biblioteca? Sì, sì, enorme. Enorme. Archivio pubblico, riconosciuto dalla legge. Già, le pubblicazioni in italiano, nada más? Sì, sì. ¿Y publicaciones internacionales no tenéis? En archivio ci sono anche pubblicazioni internazionali, ma le tre testate no, pubblicano in italiano. Sí. Y entonces aquí hay una abogada que resuelve problemas legales a las mujeres que vienen a consultar. Claro. Tre diverse associazioni di avvocate. Una ginecóloga. No, però anche lì associazioni, quindi sono ginecologi, ostetriche, psicologhe che lavorano sulla salute. E le mujeres vienen a consultar? Sí. Sì. ¿Y tenéis permiso para ese trabajo? Sì, sí, está legalizado el trabajo. Poi l'aborto va fatto nelle strutture, però qui vale come consultazione, consultorio, soprattutto come indicazione di quali servizi possono essere utili. E l'aborto in Italia si pratica in los hospitales públicos? Claro. Sì? Dalla legge del 78, sì. In Spagna solo il 3% de los abortos se practica en la sanidad pública. El resto es sanidad privada. Ma c'è un problema anche da voi di obiezione di coscienza? No, es que un lado, el aborto se ha convertido en un negocio. Ah, capito. Las clínicas privadas lo practican. Por otro lado, en según sobre todo qué regiones, sabéis el problema de la división de nacionalidades en España. Es como Navarra, donde domina la derecha, la sanidad pública no practica abortos.
perché sta la clausola di obiezione di coscienza. Esatto. E entonces la eso di coscienza in Italia. Ah. No hay ningún médico que quiera hacerlo. Ni médico, ni anestesista, claro, ni enfermeras, claro, ni siquiera la mujer que limpia. Entonces no se puede practicar allí. De Navarra hay que ir al País Vasco. Y en el resto de España hay muchísimas clínicas privadas. Algunas las han montado mujeres feministas en los años pasados. Pero hay muchos médicos que están haciendo el negocio con eso. Yo no sé cómo es en Italia. No, no. No. Italia es vietato. ¿Sí? Solo pública. Solo pública. Oh, está muy bien. Eso es importante. Muy importante. Es muy importante. Y ahora para este año, Maura, ¿qué plan tenéis? ¿Qué proyecto? Proyecto de continuare a difendere i diritti e le libertà delle donne, di fare eventi, incontri, di costruire una rete con tutte le associazioni anche fuori dalla casa e in rapporto con il movimento femminista di non una di meno, quindi di costruire iniziative di mobilitazione l'8 marzo fino al 25 novembre, ma durante tutto l'anno, insomma. Sì. Quindi di costruire una rete molto importante. E sostenere le lotte che ci sono a Roma, perché ci sono molte lotte di donne in luoghi diversi della città. Yeah. Luce Siesta con occupazione di locali e altre realtà. Come in passato è stato con il Teatro Valle, per esempio, il Teatro Valle occupato, tutti i luoghi dove c'è una lotta per raggiungere migliori condizioni di libertà e di protagonismo. Rispetto a temi concreti che in Spagna tiene in questo momento molta importanza, come la prostituzione, qual è l'obiettivo che vosotras tenéis? Sulla prostituzione c'è stato qui un grande convegno l'anno scorso. Sì. E la posizione è molto differenziata. Quello che noi non vogliamo è la legalizzazione e la depenalizzazione della prostituzione. In questo dello sfruttamento. Quando depenalizzi questo, di fatto garantisci agli sfruttatori di essere. Más claro. No, sigue. E, sì. E stiamo ancora discutendo su questa partita, perché c'è anche il GPA. Sono due cose diverse, però. Sì, sulla prostituzione. Sull'uso del corpo delle donne. La discussione è sull'uso del corpo delle donne. Per le sue. Nella prostituzione, nelle tecniche di procreazione e la gestazione per altri. Sta molto divisa. Però la ustedes piden la proibizione del proxeneta. Il cliente contro il cliente. E la prostituta? No. Però esistono in Italia gruppi di donne che si costituiscono come cooperative di lavoratrici del sesso, quindi loro rifiutano il termine di prostituzione e sostengono di essere delle lavoratrici a tutti gli effetti. Quindi però va nominato, perché il problema è proprio questo, cioè esistono posizioni molto differenti e anche lotte lunghe per essere riconosciute da parte di queste donne che si sono anche alleate col movimento dei transessuali e quindi sono anche figure molto interessanti di politicamente parlando. E esiste quindi questa quantomeno duplice lettura: da una parte appunto la condanna senza condizioni che sostiene l'AFI, dall'altra la posizione di alcune donne che rivendicano la possibilità di decidere
quale lavoro vogliono fare. Perché il problema è che esistono due grandi forme di prostituzione: quella coatta, cioè la tratta, lo sfruttamento sulla per strada, la prostituzione delle schiave, le schiave del sesso, e una prostituzione tra virgolette autonoma nelle case, e che prevede anche queste forme di auto-organizzazione. Sono due forme differenti che prevedono differenti modalità di risposte. Ustedes están de acuerdo? Ma io penso di sì, c'è una. Noi siamo in posizioni differenti all'interno della casa, sì. Perché sono posizioni differenti all'interno del movimento delle donne. Okay. Tu stai per legalizzare la prostituzione autonoma, per dirlo così, autonoma? È già legale la prostituzione autonoma. Già sta legale? Sì. È permitita. La prostituzione autonoma è permitita. No, quella cosa è permitita. E altra legalizzata. Ma infatti l'obiettivo di questa legalizzata non sta. Tutti stanno d'accordo? Ma io penso che sia un problema che non si può ignorare. Se ci sono delle donne che lavorano per questo obiettivo, io penso che vadano guardate con interesse e con apertura. Le mujeri non lavorano. Il problema è che loro chiedono di essere riconosciute come libere sul lavoro. Lo so, però loro dicono di sì, che invece loro si chiamano sex workers, cioè lavoratrici del sesso. Sì. E qui la, la contraddizione. Noi diciamo però che a me, non è un lavoro. Però io credo, e questo è un problema anche di ricerca, di conoscenza reciproca, soprattutto rispetto alle giovani donne. Cioè, come una giovane donna o una donna come te o come me concepiscono la libertà sul proprio corpo, l'autodeterminazione, cioè qual è la soggettività di una donna rispetto al tema del corpo? Perché secondo me oggi ci conosciamo poco, dobbiamo conoscerci, riconoscerci e avere delle relazioni tra noi, che con il femminismo c'era, oggi no, ognuno è chiuso nella propria posizione e non ci si confronta, non ci si ascolta. Mi raccompagna, compagna. Sì. E il discorso della libertà è un discorso molto falso. E con il discorso della libertà nos están convenciendo de que los trabajadores están contentos y que van a trabajar porque quieren, que las prostitutas escogen esta manera de salir adelante, que los niños pueden ir a trabajar a cualquier lado. El discurso de la libertad es hora de que lo pongamos en cuestión. Se llama autodeterminación. La libertad ha servido para que el capitalismo nos explote a todos. ¿Eh? Todos somos libres de contratar nuestro trabajo. La libertad es un tema grande. ¿Habéis visto la última película de Ken Loach? Sí. ¿Eh? ¿Ah? Interessante, però la libertà del neoliberismo non è l'autodeterminazione per cui lavoriamo noi, no? Una cosa è la libertà selvaggia e anche giustizia. La della pellicola. Noi parliamo di autodeterminazione che tiene conto anche degli interessi collettivi e dei limiti della scelta personale. Questo è un discorso. Comunque non possiamo affrontare un grande dibattito, certo. Otro tema. El de la gestación subrogada o vientres de alquiler en España. ¿Cómo lo decís vosotras? Gravidanza per altri. La che? Gestazione per altri. La gestazione. GPA. ¿Cuál es vuestra postura? Sego dividite. También. También. Bueno, la tuya. Alex. Io sono per la scelta delle donne. Per la che? Una donna può scegliere se fare gestazione per altri. La libertà, no? La libertà serve per tutti, sì. E tu? E anche di attenzione a quello che possono permettere le nuove tecniche. Non possiamo semplicemente negarle e ignorarle. Va
va osservato, siamo a dei passaggi molto significativi, certo, per quello che riguarda la sessualità e le stesse nascite, quindi bisogna studiare, bisogna osservare prima ancora di condannare, perché la tendenza sarebbe di chiamarsi fuori e di condannare. Alessandra Bocchetti, per esempio, ha una posizione molto chiara di condanna di queste pratiche e con lei molte femministe. Ma anche sulla, che non era la gestazione per altre, sulla procreazione assistita, cioè l'uso della tecnologia per un'altra forma di gravidanza, no, di gestazione. Io, come dice Francesca, abbiamo discusso troppo poco. O hanno parlato i preti o hanno parlato i medici, come se il corpo della donna fosse da una parte terreno, no, di ideologia vaticana e dall'altra terreno specialistico del medico. Non hanno parlato le donne, le associazioni, cioè perché uno accede alle tecniche per problemi genetici, per le malattie, cioè le esperienze, i racconti delle vite di queste persone, di queste donne, di queste coppie, dovrebbero essere ancora di più ascoltati. Abbiamo parlato troppo poco come donne e quindi questo è il limite, è il limite. Per ustedes saben che hay un negocio internazionale, cioè, assolutamente, importantissimo, e quindi bisogna, certo, assolutamente, di mujeres in la India, bisogna dire dei no, bisogna dire dei no grandi come una casa per lo sfruttamento commerciale del corpo delle donne, sì, quello certo, soprattutto le donne del sud del mondo, sì, su quello in dubbio, ma tutti siamo per questi no giganteschi, ma la scelta di accedere alle tecniche dobbiamo lasciarla alla responsabilità, alla consapevolezza, anche alla sofferenza di ogni singola donna. E la pornografia? Los temas de hoy, ¿no? Bueno, han sido siempre. ¿Qué piensas de la pornografía? Anche su questo siamo divisa. Ma sai, il consumismo oggi è pornografico, sì, perché tu, cioè non è solo la pornografia, vendere una macchina attraverso il corpo nudo di una donna, quello è peggio della pornografia, no? Eppure è accettato, ci sono messaggi sessisti, misogini contro le donne nella comunicazione normale, non pornografica, che sono peggio della pornografia, eppure non si dice nulla. I nuovi mezzi di comunicazione, è differente la mia visione rispetto a quella delle nuove generazioni. Io sono contro, ma loro sono abituati a vederla in ogni istante della giornata e spesso non la distinguono dal resto della comunicazione. C'è un problema che non posso affrontare io da sola. Non la mia generazione che ha detto sulla pornografia rispetto a vecchie modalità della pornografia, mentre oggi ci sono modalità inedite della pornografia, molto più violente. Ci sono contenuti violentissimi nelle canzoni della musica leggera, per esempio di questi giorni la polemica contro un cantante che si chiama Fabio Fibra, che teorizza nelle sue canzoni azioni violentissime e i ragazzi le subiscono senza neanche rendersi conto di quello che stanno bevendo. Esatto. In Spagna si sta denunciando che i giovani, generaciones jóvenes, se forman o se deforman la sexualidad en la pornografía, sí, con la difusión que tiene internet para, sí, ello, que además la pornografía per se es la exaltación de la violencia contra la mujer, sí, y desde el feminismo consideramos que no se puede permitir. Yeah. Están creciendo los asaltos sexuales, las violaciones por parte de jóvenes, pero muy jóvenes. Uno de los últimos que se denunció tenía 14 años. Sí, ya saben, ¿no? Lo stesso in Italia, molti giovanissimi. Un poco en todas partes. Por tanto, desde el feminismo, por lo menos,
nosotras no queremos que nuestro discurso, nuestra ideología, esté captado por el capitalismo de esta manera, ni seamos permisivas, porque cada vez que permitimos algo, avanza la explotación de las mujeres. Tenemos un tema importante, en este momento una discusión muy grave en España, sobre la transexualidad. Después de haber luchado muchísimos años por legalizar la homosexualidad y el lesbianismo, en España el matrimonio homosexual está legalizado desde el año 11, pero ahora y últimamente se ha convertido en un drama la nueva ley trans que se pretende aprobar en el Parlamento, en la cual adoptan la teoría queer, por la cual no hay hombres ni mujeres, no hay sexo definido. Todo depende de la autodeterminación de género que llaman, con el término género, y en cualquier momento, cualquier persona, pero la mayoría son hombres, deciden que son mujeres. Y a partir de ese momento pueden usar los servicios higiénicos, van a la cárcel en los departamentos de mujeres, se declaran mujeres cuando hay un proceso de violencia y tienen menos pena. No. Han participado en el movimiento feminista reclamando su lugar por ser mujeres y lo que llaman, entre otras cosas, bueno, pues experiencia de género, autodeterminación de género, representación de género, supone acabar con la mujer como categoría y por supuesto como protagonista de la lucha. Allí se discute el sujeto político, yo creo que es un término equivocado, porque sería el sujeto revolucionario. El sujeto político somos todos los ciudadanos que votamos, ¿no? Somos sujetos políticos. Pero la discusión en este momento es muy agria, muy dura, porque se va a aprobar una ley. Ya hay 11 leyes en España, en 11 comunidades, 11 regiones, que aceptan este término de autodeterminación, que no depende ni de informes médicos ni psicológicos, y que puede hacerse desde la minoría de edad. Un niño de 4 años puede decir que es niña, y a partir de ese momento, a partir de los 9 años, puede ser hormonado, las hormonas para cambiar el aspecto físico. Y esto está en estos momentos casi en discusión en un sector del movimiento feminista que se ha mostrado contrario, porque es acabar con la categoría mujer, acabar con la organización feminista, que es fundamentalmente en defensa de las mujeres y de las agresiones que sufren las mujeres, y acabar incluso con el humanismo, porque ya no vamos a ser seres humanos. Vamos a ser unas personas porque tendremos derechos, pero vamos a ser unas personas sin capacidad de presentación como sujeto de lucha, sino simplemente fabricados en serie según la opción de cada uno. ¿Ustedes están viviendo esta polémica? Por supuesto, Judith Butler ha escrito delle cose. Judith Butler, sí, 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 es la ideóloga de esto. Però, voglio dire, interessante anche la critica che lei fa alla violenza del mondo medico, no? Che subalterna questo tipo di sperimentazione. Quindi, qui in Italia non mi sembra che ci sia un dibattito così approfondito, e semplicemente appunto queste letture di femministe appunto come Butler o come, sì, come altre. No, non si legislerà, non avrà legge. No, non è così. No. Incluso cambian las definiciones, de modo que ya no hay, en las leyes hay una propuesta de cambio de la terminología en no sé cuántas leyes en España para que no se pronuncie la palabra ni hombre ni mujer, ni padre ni madre. Y serán progenitores gestantes y progenitores no gestantes. Pero como además no hace falta, para cambiar de sexo no hace falta intervenciones quirúrgicas. De modo que hay los transexuales, mujeres,
que se proclaman hombres y que han quedado embarazadas, que han quedado preñadas y que se consideran padres gestantes, no madres, padres. Uh-huh. Y pretenden que se les hable en femenino. Noi non abbiamo affrontato questa discussione. Tra noi non c'è l'esigenza di affrontarla, né ci sono proposte di legge che vanno in questa direzione. Comunque è molto interessante il dibattito che voi state sviluppando e che ci interessa conoscere, perché è possibile che nel futuro anche da noi si presenti. Sì. Sì, os enviaremos opción. Información, os enviaremos... Sí, cambiamos información. Información. Entonces, los temas fundamentales en Italia son de la lucha feminista, el trabajo, la violencia, el acoso sexual... E la rappresentanza. Yeah. Molte più donne nei posti dove si decide. Pero... Meno testosterone, più donne. Bueno, por supuesto. Pero desde un partito femminista? No, non c'è la base, ci sono solo delle ipotesi, ma non c'è né una consapevolezza né una volontà in questo momento. È un argomento in discussione con anche tanti altri. Maria Garloni mi sembra che può essere entrata. Bueno, buon anno. Buon anno a lei, a lui. Y que 2020 cumpla todos nuestros deseos. Claro. Que tengáis mucha suerte. Grazie, perfetto. E teniamoci in comando.